Domenica 8 settembre a Vigo e Laggio il suono festoso del campanotto ha salutato Suor Marta Ronzani, che nella parrocchiale di San Martino ha detto sì al Signore attraverso i voti perpetui nella congregazione delle figlie della Chiesa. Marta, nata a Laggio nel 1986, ha intrapreso il percorso agli studi in psicologia a Mestre. Fin da piccola ha partecipato alla vita parrocchiale grazie alle figlie di Maria Ausiliatrice. È entrata poi a far parte dei gruppi cattolici giovanili ed è stata per diverse stagioni animatrice al campeggio di Copada sopra Forcella Cibiana. 10 anni fa ha iniziato la ricerca di qualcosa che desse un senso maggiore alla propria vita, con un percorso che l'ha portata a vivere diverse esperienze a Vicenza, Foggia e da ultimo a Roma. In una chiesa straripante di fedeli si è tenuto il solenne rito della professione perpetua, presieduto dal vescovo Renato e da tantissimi sacerdoti della diocesi. Emozionatissimo il pievano Monsignor De Vido per un avvenimento così importante nella vita parrocchiale. È una data da segnare in rosso e dobbiamo ringraziare l'interessata Suor Marta, perché ha scelto lei di fare questa professione perpetua in mezzo alla sua gente. E lei l'ha detto subito all'inizio a me: guardi, per me questa è la parrocchia, questo è il luogo dove io ho vissuto nella mia prima infanzia, la giovinezza, e poi dove ho una cerchia di amici. E questo è anche interessante, che pur essendo una suora, non si è mai sradicata da qui, ha sempre tenuto i collegamenti molto vivi, direi anche molto vivaci. Sì, con immediatezza, ma anche con tanta gioia, vi do il mio benvenuto, il mio saluto, anzi lo interscambiamo a queste sorelle figlie della Chiesa, a te Suor Marta e tuoi familiari, a tutti i conoscenti, gli amici che sono qui, hai anche una bella schiera qui di presbiteri, oltre al nostro carissimo... Grazie anche della presenza del Sindaco e di tutte le rappresentanze, ecco, di queste comunità, di questo territorio. È bello dirci chi siamo, e non siamo degli anonimi di fronte a Dio, la chiamata del Signore è sempre personale e puntuale, ma ci coinvolge tutti e costruisce tra di noi un legame, una fraternità che dobbiamo riscoprire insieme, ve lo auguro di cuore. Grazie anche a te, Suor Marta, che ci offri questa opportunità, siamo con te. Il rito vero e proprio della professione religiosa è iniziato con l'appello, quando Marta ha risposto alle interrogazioni col «Sì, lo voglio». Quindi si è prostrata a terra con l'intero corpo mentre tutta l'assemblea intonava una preghiera litanica. Poi il vescovo Renato ha dato la solenne benedizione ed infine l'abbraccio dell'accoglienza della Chiesa, a cui è seguito quello festoso con le consorelle lungo la navata. Sei già morta al peccato e consacrata al Signore mediante il sacramento del battesimo. Vuoi ora consacrarti più intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione perpetua? Sì, lo voglio. Vuoi, con l'aiuto di Dio, abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, lo voglio. Vuoi impegnarti costantemente a seguire il Vangelo, ad osservare la regola della tua famiglia religiosa per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Sì, lo voglio. Vuoi, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare generosamente tutta la tua vita al servizio del popolo di Dio? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in te quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen.
Ed ora, fratelli e sorelle carissimi, ci rivolgiamo umilmente la nostra preghiera a Dio Padre, datore di ogni bene, perché confermi il santo proposito che Egli stesso ha suscitato in questa sua figlia, Suor Marta. Lo faremo con l'intercessione di Maria e di tutti i santi. Signore, la mia pietà. Santa comunità. Prega per noi. Accetta, Padre Santo, come ostia spirituale, il voto di castità, povertà e obbedienza, secondo le costituzioni delle figlie della Chiesa, che io, Marta di Cristo Sommo Sacerdote, faccio per tutta la vita, nelle tue mani, sorella Crisa, superiora generale, per tendere alla perfetta carità, partecipando al mistero pasquale di Cristo. Mi impegno a conoscere, amare e testimoniare la Chiesa, a farla conoscere e farla amare, a pregare, lavorare e soffrire per essa, secondo il carisma della nostra fondatrice. Supplico la tua infinita bontà, affinché con la grazia dello Spirito Santo e l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, la mia vita sia gloria del tuo nome, per il bene della Santa Chiesa e del mondo intero. Amen. Innalzi a te il canto della nostra lode. Tu con ineffabile amore, per mezzo del tuo Verbo, nello Spirito Santo, hai creato l'umana famiglia e nella tua infinita bontà l'hai voluta unire a te in comunione di vita.
per adornarla come sposa con lo splendore della tua immagine e con i doni della vita eterna. E quando, per l'inganno di Satana, infranse il vincolo di fedeltà, tu non l'hai esclusa dal patto nuziale, ma, spinto da eterno amore, hai rinnovato in Noè, tuo servo, l'antico patto di alleanza. Rappresentasse una benedizione, allora oggi siamo proprio strabenedetti e quindi è una metafora però anche per la mia vita. E quindi ti benedico, Signore, per la mia famiglia che mi ha trasmesso il dono della fede, sia dalla parte del papà che della mamma. Non inizio a nominare la nonna e tutti, se no dopo la nonna si mette a piangere. Ti benedico, Signore, per questa mia comunità parrocchiale che mi ha vista nascere e crescere e attraversare anche momenti importanti. Ti benedico anche per la comunità civile qui rappresentata dal signor Sindaco Mauro, che sono contenta di avere qui con noi. Ti benedico per tutti gli amici incontrati nei diversi contesti, dall'Arena di Lazio al Corso Maestri di Sci, ai compagni di classe, alle compagne di merende. Ti benedico per Copada, tutto compreso, esperienza che mi ha dato tantissimo. Ti benedico, Signore, per il carisma salesiano e per quanto mi è stato donato da questa famiglia e per ogni figlia di Maria Ausiliatrice che sento mia sorella.
Ti benedico per la Chiesa vicentina che mi ha accolto nei primi 4 anni di vita religiosa, per ogni volto incontrato in diocesi, a San Pio X, per ogni persona qui presente e per chi anche non è potuto venire fisicamente. Ti benedico per la diocesi di Foggia Bovino, che ho sentito mia fino in fondo in questi 2 anni. In particolare un grazie a te per il Vescovo Vincenzo, paterna e affettuosa presenza. Ti benedico, Signore, per ogni volto giovane e meno giovane che mi hai dato la fortuna di conoscere per fare un tratto di strada assieme e per i frutti che mi hai dato l'opportunità di riconoscere. Ti benedico, Signore, per la famiglia religiosa delle figlie della Chiesa che oggi mi ha accolta per sempre tra le sue braccia. Ormai non potete più tornare indietro. Ti benedico per ogni mio padre e fratello sacerdote, a partire oggi dal Vescovo Renato. Grazie per il tempo speso per me, non solo oggi, per i preti qui presenti, per quelli più lontani. Vi porto fraternamente in cuore. Magnificat.